Eccola qui finalmente la mitica Mazda MX-5, già aperta con già il motore accesa. Oh, questa a me faceva impazzire perché aveva questi fari a scomparsa che come le accendevi, pram, venivano su. Ma cosa facciamo? Aperta è aperta e come di consuetudine vi porto a fare un giro sulla mitica MX-5 per le colline dell'Oltrepò. Lì però vedo un po' di fili, penzoloni, un po' di radio buttata così. Vabbè, sentite, facciamo che io vi porto soltanto a fare un giro, poi il resto lo vediamo man mano. Cosa gira? Wow, andiamo. Ok, possiamo partire subito con le ruote posteriori che patinano nella terra, perché poi in strada non è che sono tutti sti cavalli da fare driftate, però un po' comunque su questa ci si diverte. La prima cosa che ho avvertito, secondo me la frizione qua è arrivata alla fine, ma bando alle ciance, proviamola subito sul rettilineo, allunghiamo un paio di marce. Mamma, cosa picchia in testa, ragazzi, senti che roba. Allora, le marce non le tiro più perché sennò non torniamo più in officina. Facciamo un pezzo in salita sperando che non aumenti la detonazione, sennò torniamo subito indietro e poi vediamo in officina cosa troviamo. Ragazzi, siamo ai piedi delle colline, proviamo questa mitica Mazda, ma già sento che la detonazione incomincia a essere importante. La figata di questa macchina è che l'avantreno è bellissimo, poi sei seduto praticamente sul posteriore, un cambio molto preciso e la guida è davvero divertente perché essendo seduto praticamente sulle ruote dietro lo scodare è divertentissimo. Noi però dobbiamo andare via pianino pianino, tranquilli tranquilli, perché dobbiamo solo scoprire che lavori dovremo andare a fare su questa macchina. Cominciamo un paio di tornanti e vediamo come si comporta. Salita detona veramente veramente tanto, sono a un quarto dell'acceleratore, 3500 giri, si sente già scampanellare, se affondo, oh, che disastro. Quindi questa macchina qui avrà qualche problema o all'iniezione o eccessive incorsazioni in camera di combustione che generano poi ovviamente dei punti caldi che fanno autoaccensione, cioè accendono prima la benzina prima che la scintilla avvenga nel punto corretto, quindi accendendosi prima fa un pastrugno. Senti come detona? Facciamo che torniamo indietro, vediamo la fase di discesa e ci fendiamo in officina. Ok, fatta la fase di salita, cominciamo la discesa. Ovviamente la detonazione non c'è più perché il carico motore diminuisce drasticamente. La cappottina aperta è uno spettacolo, ma ci vorrebbe il cappellino, cosa che io ho, giustamente non ho. La frizione in effetti sì, come avevo sentito in partenza fuori dall'officina, lavora gli ultimi 2 centimetri, proprio 2, 2, 2, e si avverte che è una frizione che ormai con 165.000 km o miglia, non lo so, perché questo cruscotto le segna tutte e due, ma non capisco, forse sono miglia, 165.000 km, boh, vedremo. Si avverte che è arrivata la frutta e magari con l'occasione un volano alleggerito, boh, vabbè ragazzi, per scoprirlo dovete cambiare, mettere giù il telefono, passare dal social ovviamente alla TV, canale 59 Motor Trend in officina con Ema.